Grazie a Jenny Capuano, responsabile educazione e cultura della Federazione Trentina. E ora entriamo nel vivo del nostro incontro di questa sera con i nostri ospiti. Come già anticipato, il tema di questa sera è la scuola per tutti e vogliamo cercare di capire se la nostra scuola è davvero per tutti o quali sono i limiti che rendono questa scuola forse non proprio per tutti, ma lo scopriamo o cerchiamo di approfondire questo tema con la professoressa Chiara Saraceno, che è stata docente di sociologia della famiglia all'Università di Torino e ora è professore di ricerca al Centro di ricerca per le scienze sociali a Berlino. E in Io non particolare. più, sono troppo vecchia per essere ancora lì. Prego. Non lo sono più avere professore di ricerca. Ah, ok. Sono troppo vecchia, sono troppo vecchia per essere ancora lì. Allora, mi scusi, era stato un errore. Va bene, e si è, chiedo scusa, i suoi studi si sono concentrati, in particolare si concentrano su politiche e mutamenti familiari, rapporti tra generi e generazioni, conciliazione tra lavoro e famiglia per le donne e tanto altro sicuramente. Poi abbiamo anche con noi questa sera il maestro Franco Lorenzoni, che è maestro, ha fondato nel 1980 la Casa Laboratorio di Cenci, che ora coordina con Roberta Passoni, che è un luogo di ricerca educativa e si occupa di tematiche, diverse tematiche, tra cui tematiche interculturali e di integrazione, sì, anche sull'ecologia. Collabora con varie riviste e in particolare è un componente attivo del movimento di cooperazione educativa. Scusa. Allora, questa sera vorremmo approfondire un po' tema di come la pandemia influisce sulla nostra scuola, sui percorsi di apprendimento dei nostri ragazzi. Abbiamo in più occasioni letto di quanto questa situazione abbia evidenziato, abbia fatto emergere delle differenze. Differenze tra coloro che possiedono dispositivi per la didattica da casa, tra coloro che hanno la connettività, tra le case con tanti libri, le situazioni all'interno delle famiglie e delle case che sono molto diverse. Io chiederei alla professoressa Saraceno se vuole iniziare lei illustrandoci quello che dal suo punto di vista è la situazione in questo momento, anche paragonandolo a quella che era prima della pandemia e quello che la pandemia ha evidenziato o ha acuito rispetto a una equità all'interno della scuola, nel mondo della scuola. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Beh, innanzitutto ho ricordato che in Italia la scuola non era davvero di tutti neppure prima, cioè l'impatto della pandemia ha fatto esplodere, insieme nascosto, perché sono rimasti nascosti nelle case per molti mesi. Problemi, tensioni, incapacità di affrontare situazioni, disuguaglianze,
che sono molto forti, quindi anche, come dire, un'incapacità del nostro sistema educativo di contrastare le disuguaglianze che derivano dall'origine sociale. Qualche dato, non per annoiarvi, ma noi siamo uno dei paesi in cui ai test che misurano, con tutti i limiti che hanno i test, ma le competenze cognitive raggiunte dai ragazzi in diverse età, quindi non le nozioni, ma le capacità, la capacità di sviluppo di ragionamento logico piuttosto che di comprensione di testi e così via, di risolvere problemi, è uno dei paesi in cui le differenze tra ragazzi che vivono in famiglie, in contesti agiati, diciamo, senza essere ricchissimi, ma con genitori istruiti e con un reddito buono, e ragazzi che vivono invece in famiglie molto modeste e con genitori a bassa istruzione, sono più grandi, con in più anche l'aggravio delle differenze territoriali. Tanto per darvi un'idea della grandezza di queste differenze, nell'ultimo dell'indagine PISA, quella fatta dall'OCSE a livello internazionale, in Italia i quindicenni che appartenevano a famiglie del livello più basso di reddito, il 47% dei quindicenni delle famiglie con reddito più basso non raggiungeva le competenze minime adeguate alla loro età, in matematica piuttosto che in lettura, eccetera. Quindi è un divario enorme. È come nascere in paesi diversi, in famiglie diverse, cioè. No, pochi paesi sviluppati hanno un divario così grande. Questo non vuol dire ovviamente che questi ragazzini sono più stupidi, o meno, come dire, vogliosi di imparare, ma che non hanno intercettato nella loro famiglia, nel loro contesto sociale, le risorse necessarie e gli stimoli, non hanno trovato gli stimoli necessari per sviluppare appieno le proprie capacità, e non hanno trovato nella scuola una compensazione sufficiente alle carenze di risorse derivanti dalla loro origine sociale. Quindi è anche un grande problema democratico, oltre che un problema di ingiustizia, perché bisogna dirlo alla cicogna dove depositarci, cioè l'Italia è uno dei paesi in cui più che in altri bisogna proprio dire alla cicogna dove depositarci, cioè l'origine sociale diventa davvero un destino. Aggiungo che l'Italia è anche uno dei paesi, quindi pre-Covid, in cui la percentuale di ragazzi che lascia la scuola o senza aver terminato neppure la scuola dell'obbligo, o appena l'ha terminata, è piuttosto alta. A livello nazionale è del 13,5%, ma nel mezzogiorno arriva fino anche al 22%. Quindi è anche un paese in cui i giovani, non sorprendentemente, vista questa situazione, i giovani tra i 18 e i 25 anni, 24 anni che non studiano né lavorano, eppure molto alta, cioè, attorno al 22%. Quindi questa era la situazione, una situazione che molti di noi chiamano di vera e propria povertà educativa. Cosa vuol dire povertà educativa? Ha in realtà due dimensioni la povertà educativa. Una è la povertà di competenze, o meglio, la povertà di risorse adeguate per sviluppare appieno le proprie competenze, le proprie capacità, per cui diventa poi anche una povertà di competenze, che però appunto si innesta, e questo è drammatico,
su una povertà di risorse, cioè il bene pubblico che è la scuola, e io dentro la scuola metto anche i servizi educativi per la prima infanzia, perché ormai è conoscenza acquisita il fatto che non si può aspettare la scuola elementare, neanche la scuola dell'infanzia, per cercare di contrastare le disuguaglianze nello sviluppo dei bambini e ragazzi, contrastare le disuguaglianze nelle risorse, nelle cose. Ma bisogna cominciare presto, per cui i servizi della prima infanzia sono un prezioso strumento di pari opportunità, quindi anche di democrazia, mi viene da dire, sono una delle forme in cui, secondo l'articolo 3 della Costituzione, la Repubblica toglie le costrizioni che appunto impediscono il pieno sviluppo di sé. Quindi bisogna pensare già da lì. Dicevo, questo bene, questo insieme di beni pubblici che sono i servizi educativi e la scuola sono distribuiti in modo molto differenziato a livello territoriale, sia che guardiamo a livello regionale, però queste differenze le troviamo anche dentro una stessa città, per esempio i quindicenni di Quarto Giaro e a Milano. E i quindicenni che invece vivono nel quartiere Brera mostrano disuguaglianze nelle competenze molto simili a quelle tra non solo nord e sud, ma appunto più poveri o più abbienti. Quindi sono disuguaglianze molto capillari. Dicevo, però, la questione è che queste disuguaglianze sono in parte prodotte dall'origine sociale, ma in parte prodotto dal fatto che non solo la scuola non compensa, ma addirittura quasi riproduce queste disuguaglianze, perché se noi guardiamo la distribuzione dei servizi per l'infanzia a livello regionale, è disperante, perché ci sono diverse regioni meridionali che non raggiungono neanche il 10% di copertura, per esempio, a fronte di alcune regioni, come la Val d'Aosta, immagino, forse la provincia di Bolzano, quella di Trento, non mi ricordo più, ma anche la Toscana, eccetera, che invece hanno superato il mitico 33%, che sarebbe l'obiettivo europeo. Ma le stesse disuguaglianze nella distribuzione di queste risorse le troviamo anche nella scuola dell'infanzia, e soltanto nelle regioni meridionali che noi troviamo ancora scuole dell'infanzia a tempo parziale, dove non si ha neanche il pasto e si torna a casa dopo la mattina. Così come il tempo pieno nella scuola primaria è scarsamente diffuso nel mezzogiorno, oltre anche di disuguaglianze infraterritoriali, quindi non solo territoriali. Quindi la povertà educativa è anche il prodotto di una disuguale distribuzione di risorse che penalizza proprio coloro che ne avrebbero più bisogno. Cioè, in generale, le risorse educative in Italia sono meno ricche in termini, come dire, di capitale umano, di conoscenze, eccetera, che in altri paesi. Sappiamo come si sia a lungo disinvestito nella scuola nel nostro paese, ma queste carenze sono anche distribuite disugualmente, e in qualche modo si sovrappongono invece che compensare le disuguaglianze. E allora cosa è successo con la pandemia? La pandemia ha fatto esplodere, ha reso, come dire, percepibili o ha reso evidenti in termini di possibilità di fare fronte a questo tipo di disuguaglianze, perché
ha sottratto quel poco che c'era, quel poco tanto che c'era, cioè la scuola come presenza fisica, come relazione che quotidianamente si costruisce anche nel faccia a faccia, nel vedere, nel seguire, nel monitorare e come si sentono e come si muovono i ragazzi e la loro stessa presenza. E contemporaneamente ha affidato alle risorse familiari molta più responsabilità nell'esercizio della didattica di quanto non fosse vero prima. Cioè, è stato chiesto dall'uso dello spazio, cioè, io dico sempre, lo state a casa ha significati diversissimi. A seconda delle case che ci sono, cioè un conto è vivere in 100 metri quadri in tre, no? O magari di più, avere un giardino, avere un terrazzo, eccetera. Un conto è vivere in 4 in 30 metri quadri e magari in un posto buio, non avere un posto dove studiare, non avere. Ci sono bambini che si lottavano il cellulare della mamma tra fratelli, perché dovevano per poter seguire le lezioni in cucina, nel rumore, ma questo non solo nel mezzogiorno, dei compagni della mia nipotina erano in questa situazione, quindi a Torino e non in un quartiere poverissimo. Per cui in questo senso ha fatto esplodere delle disuguaglianze, ma proprio perché le ha persino sovraccaricate, ha chiesto un di più che molte famiglie non erano in grado di dare, ne potevano dare, non solo per mancanza di tablet o di connessioni, che pure non è irrilevante. Ricordo che secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione, il 10% degli studenti, escludendo scuola dell'infanzia e nidi, perché al Ministero questo interessa relativamente poco, chissà perché, ma il 10% non ha avuto nessuna forma di didattica. Vuoi perché non arrivava internet nelle zone, vuoi per tanti motivi. Cioè, questi sono dati ufficiali che se io fossi Ministro dell'Istruzione non ci dormirei la notte. Poi a questo si aggiungono un 20% di studenti che l'hanno avuta solo in modo molto intermittente, di nuovo per connessioni poco funzionanti, ma anche perché mancava la motivazione dopo un po'. Ed è quello che sta succedendo adesso, di nuovo. Sta succedendo anche nei contesti meno deprivati, proprio questa sera. Un mio nipote mi stava raccontando, in seconda liceo scientifico a Torino, che ormai la sua classe si sta disfacendo, sempre più assenti, ragazzi che non compaiono sullo schermo, e non è una situazione di povertà quella. Però basta poco, perché se costringiamo i ragazzi a stare 5 ore al giorno davanti allo schermo a seguire lezioni spesso noiose, senza poter, perché a volte i docenti non sono perfettamente, come dire, in grado di utilizzare questi strumenti nuovi, o pensano, ripetono la didattica e poi fanno appunto un'ora in fila all'altra. Non hanno nessuno alle spalle che li sta lì a stimolare, perché sono grandi e tanto possono fare da sé. Si stufano, è comprensibile. Quindi il rischio non è, non abbiamo dati statistici solidi, però molti insegnanti, poi Franco Lorenzoni ne sa più di me, ma dicono che a settembre, quando li hanno visti, alcuni per pochissimo tempo, perché poi sono di nuovo spariti dietro gli schermi, cioè, come dire, gli apprendimenti mancati erano molto grandi, poi disugualmente, ma comunque molto grandi. Molti sono scomparsi, molti sono scomparsi, soprattutto direi tra gli adolescenti, molti anche tra quelli di origine straniera, che hanno anche avuto la difficoltà aggiuntiva, anche persino di capire che cosa stava succedendo, cosa dovevano fare con gli insegnanti che mandavano
istruzioni o direttive, come se tutti fossero in grado di capire di che cosa fare, eccetera. Quindi è molto probabile che già sia aumentata la dispersione scolastica, nella paradossale indifferenza, nel senso che oggi non, quando c'è la scuola in presenza, almeno in quella dell'obbligo, se un ragazzo, un bambino, un ragazzo non compare per un po' di tempo, la scuola manda i carabinieri o si fuori, dice, chiede cosa è successo. Invece con la didattica online, e naturalmente ci sono esperienze invece meravigliose di insegnanti che sono andati sotto casa, non voglio assolutamente sottovalutare questo. E meno male che ci sono, così come ci sono, e ne parlerà probabilmente di più anche Franco Lorenzoni, o ne parliamo dopo, c'è stato tutto il lavoro dell'associazionismo civico, che laddove già stava collaborando con le scuole si è dato da fare per non far perdere questi ragazzi e i bambini. Tuttavia, il dato delle sparizioni è abbastanza, cioè il dato un po' impressionistico, perché a macchia di leopardo, e anche questo, il fatto che il Ministero non abbia i dati, è abbastanza preoccupante. E ci dovrebbe angosciare. Ci dovrebbe angosciare perché è una generazione che rischia di perdere 2 anni di scuola, di fatto, al di là delle promozioni più o meno politiche, ma il problema è degli apprendimenti, ma non è solo di scuola, ma di tutta l'esperienza che ci sta attorno. Mi fermerei qui per adesso. E proviamo a continuare questa nostra conversazione con il maestro Franco Lorenzoni. Allora, il quadro che ha fatto adesso la professoressa Saraceno è abbastanza drammatico, direi preoccupante, no? Siamo al di là di quello che sta emergendo in questi mesi, che è il secondo anno di una scuola che va avanti un po' a singhiozzo, un po' altalenante presenza a casa, con tutto quello che ha appena descritto la professoressa Saraceno. Ma adesso, niente da dire, in chi ha una pratica di scuola vissuta, ma anche per tutto quello che avete sperimentato nella casa laboratorio, sono stati pubblicati, ha pubblicato diversi libri in cui racconta delle esperienze che sembrano l'ultimo, credo che sia l'ultimo, i 5 passi per una scuola inclusiva, di progetti realizzati con insegnanti in questa casa laboratorio, ma alla luce della scuola reale, com'è, e di esperimenti, di esperienze vissute anche in situazioni particolari di insegnanti molto motivati a mettersi in gioco. Io adesso mi chiedo, in che modo la scuola, dove sono le criticità? Perché la scuola, la nostra scuola, non riesce a far sì che le diseguaglianze almeno non vengano alimentate all'interno della scuola? Noi sappiamo che più o meno, ma insomma ce l'ha appena detto adesso la professoressa Saraceno, comunque i bambini e i ragazzi escono da scuola più o meno come sono entrati. Quindi la scuola non riesce ad incidere, non più di tanto almeno, non come dovrebbe, non come dovrebbe. Allora, dov'è, o comunque dove vede lei i problemi più evidenti? Che cos'è che non facciamo a scuola? Prego. Allora, purtroppo siamo un paese molto anziano, siamo il paese più vecchio del mondo, solo il Giappone ci supera,
E sembra un paese anche che non ama molto i giovani, insomma, i bambini, non ama le future generazioni, perché sono veramente decenni che si disinveste nella scuola. L'Italia è l'unico paese in Europa che di fronte alla crisi economica del 2008, tutti gli altri paesi hanno investito di più in ricerca, come si fa sempre nelle crisi, perché chiaramente le crisi hanno bisogno, diciamo, di ripartenze, no? E quindi di maggiore conoscenza, di maggiore ricerca. L'Italia è l'unico paese che ha disinvestito, insomma, solo nella scuola primaria sono stati tolti 8 miliardi, insomma, al tempo, diciamo, Tremonti, Gelmini, ma tutti quanti, diciamo, purtroppo tutti i governi non hanno brillato per gli investimenti nella scuola. Quindi questo è il dato di partenza, no? Quello che diceva molto bene Chiara, insomma, la situazione. Vorrei aggiungere solo dei piccoli dettagli che ancora più aggravano la questione. Per esempio, il fatto che i figli di non diplomati, 2 su 3 non si diplomano. Questo è proprio veramente, è dire bloccare, no? Cioè, se tu sei figlio di una persona non diplomata, tu nemmeno ti diplomerai, cioè non parliamo dell'università, che appunto siamo il paese penultimo in Europa, insomma, come numero di iscritti all'università. E poi c'è, diciamo, lo scandalo, per me è uno scandalo, che quest'anno festeggiamo i 50 anni del tempo pieno, perché è stato nel 71 che è stato inaugurato, e a 50 anni di distanza il 33% delle scuole hanno il tempo pieno. Quindi abbiamo il paradosso, e sono quasi tutte nel nord, insomma, nelle città del nord, nelle città dove il tempo pieno fu inaugurato per permettere alle donne di lavorare, insomma, quindi c'era un problema sociale concreto, no? Per cui è stato introdotto. Però la cosa assurda è che quando fu introdotto con ritardo, perché era previsto dalla riforma della scuola media unica, quindi già 7 anni prima era stata votata la riforma della scuola media unica, è stata una delle più importanti riforme della scuola italiana, fu fatto a scelta. Diciamo, non è stata una legge dello Stato, cioè tutte le scuole devono essere a tempo pieno, no, si sceglieva se farlo. Questo vuol dire che a Palermo, a Bari, si studia meno che a Milano, a Torino. Questo è completamente assurdo, no? Cioè, diciamo, c'è proprio un minor tempo di scuola fin dalla scuola elementare. E questo chiaramente è un danno enorme per tutte quelle disuguaglianze di cui parlava prima Chiara. Allora, il tema è questo. Ci sono tanti insegnanti, veramente tante e tanti insegnanti che si impegnano, lavorano in un modo straordinario, cercano di compensare, ma c'è una struttura complessiva della scuola e, diciamo, un governo della scuola che effettivamente non ha mai affrontato il tema della disuguaglianza, ripeto, questa è la vera questione. Cioè, non ha mai fatto, scommesso sulla scuola, questo l'intera classe politica, insomma, non solamente naturalmente il Ministero della Pubblica Istruzione, che non si chiama più pubblica tra l'altro, il Ministero dell'Istruzione non ha, come dire, non ha creduto veramente nell'idea che la scuola sia una molla per lo sviluppo, per la crescita del paese. Questo in questo momento è particolarmente grave. Perché sicuramente le disuguaglianze sono aumentate enormemente per tutte le ragioni che sono state dette qui, e perché, diciamo, non si sta usando, questa è la preoccupazione enorme, non si sta usando questa crisi per dire proviamo veramente a investire, no? Cioè, diciamo, io sono veramente molto preoccupato. Tra l'altro con Chiara Saraceno ci siamo incontrati su questo tema, diciamo, perché facciamo parte di una stessa rete che si chiama Educazioni, e ci siamo incontrati perché siamo tra le tante, per fortuna sono tante, ma troppo poche persone in Italia che sono molto preoccupate del fatto che il Recovery Fund diciamo, non si ponga la questione di guardare al dopodomani. Diciamo, è tutto concentrato sull'oggi e sul domani, giustamente, perché ci sono povertà e settori in crisi molto grave. Ma siccome la scuola purtroppo si vedono i frutti dopo 10 anni, se tu investi nella scuola, purtroppo il rischio è che anche questo, tanti, diciamo, finanziamenti che arriveranno, che noi spenderemo, non saranno spese per le prossime generazioni. E qui c'è una questione etica, insomma, prima ancora che politica. Questi soldi che noi stiamo spendendo non è che ci piovono dal cielo, ce li stanno prestando i nostri figli e i nostri nipoti. Cioè, sono il debito pubblico che pioverà sulle loro spalle. E penso che dal punto di vista proprio etico-generazionale noi dovremmo risarcire questi miei nipoti, per dire, insomma, diciamo, i nostri nipoti, perché io sono nonno, ma insomma, o i nostri figli.
E l'unico risarcimento possibile è la qualità dell'istruzione, la qualità della ricerca, la qualità della formazione. Dobbiamo anche dire che noi insegnanti qualche piccola responsabilità ce l'abbiamo anche noi, no? Cioè, bisogna dirlo, insomma, molto onestamente. Cioè, se 2,5 milioni di ragazzi smettono di studiare anche se non lavorano, lì c'è qualcosa che non ha funzionato. Cioè, diciamo, evidentemente il desiderio di conoscenza, il pensare che la conoscenza, il sapere, lo studio arricchiscano le persone, non solo spiritualmente, li arricchiscano da tutti i punti di vista, cioè offrono maggiori possibilità di sviluppo, questa è una cosa che purtroppo la scuola non riesce a trasmettere. Non riesce a trasmettere a coloro che ne avrebbero più bisogno. E questo è il punto dolente, no? Diciamo, allora, l'articolo 3 della Costituzione ci dice tutto. Diciamo, praticamente dice tutto quello che dovremmo fare. Perché parte da, se lo rileggiamo con attenzione, parte dalla pari dignità. Tutti i cittadini hanno pari dignità. E questa è la primissima cosa. A un bambino, se tu vuoi far sì che lui ami lo studio, ami i compagni, ami la scuola, la prima cosa è dare dignità al suo pensiero. Cioè dire che è importante quello che lui pensa, come ragiona, le ipotesi che fa. Questo è il punto fondamentale, cioè dare dignità al pensiero dei bambini, al pensiero dei ragazzi, dargli voce, dare la possibilità che si esprimano. E questo è il primo punto. Il secondo punto, sempre nell'articolo 3 della Costituzione, è rimuovere gli ostacoli. Allora, ci fu una discussione molto appassionante nell'Assemblea Costituente, perché qualcuno obiettò, ma rimuovere gli ostacoli sembra come dei sassi in mezzo a una strada, non è una cosa da una legge, così. E invece, per fortuna, gli altri, quelli che lo sostenevano, dicevano no, è proprio rimuovere gli ostacoli. Ed effettivamente, se noi parliamo con gli insegnanti, si tratta proprio di rimuovere degli ostacoli. Ci sono dei massi, diciamo così, di fronte a dei ragazzi che non riescono a superarli. E purtroppo la fatica, certe volte, di alcuni insegnanti è una fatica di Sisifo, cioè rimuovere questi ostacoli e poi sembra che poi ricadano sempre. E noi abbiamo una scuola che ha avuto il coraggio nel 77 di integrare, di aprire le classi a tutte le forme di disabilità, tra le prime in Europa. Era una riforma lungimirante, diciamo, se vogliamo, visionaria, no? Negli anni 70 sono state fatte alcune riforme importantissime in Italia, sono stati chiusi i manicomi, insomma, le riforme veramente che hanno cambiato il nostro paese. Allora, questa capacità, diciamo, di aprire le classi non ha corrisposto purtroppo ancora ad un cambiamento di noi insegnanti sufficiente perché tutti si lavori per questa integrazione. Allora, io sono profondamente convinto che una classe disomogenea, in una classe disomogenea, si impari meglio. Ma naturalmente se si lavora molto bene, diciamo, se si hanno gli strumenti per fare questo, se tutti gli insegnanti si sentono coinvolti in questo. Faccio un piccolissimo esempio. Rispetto all'integrazione degli alunni stranieri, la scuola elementare, soprattutto, anche un po' la scuola media, e soprattutto la scuola dell'infanzia, ha fatto un lavoro straordinario. Perché di fatto la scuola è stato il luogo pubblico di maggior inclusione, integrazione delle famiglie straniere. Certe volte lo è stato anche per i genitori. E questo è stato un lavoro però fatto dal basso, non so come dire, ci sono state delle direttive anche buone del Ministero, ci sono state persone molto competenti che hanno dato indicazioni su questo. Però diciamo il lavoro grande l'hanno fatto le maestre. E perché lo hanno fatto? Perché io penso che qualsiasi adulto di fronte a dei bambini, a un gruppo di bambini, se non è proprio diciamo, un infame, disgraziato, diciamo, ha desiderio che tutti quanti partecipino alla vita della classe. Naturalmente con più capacità, meno capacità, però diciamo questa spinta c'è stata. Il problema è che a me quello che mi dà tanta tristezza è vedere i bambini prima di diventare che arrivano sono felicissimi, tutti hanno voglia di imparare, corrono a scuola, hanno voglia, sono pieni, diciamo, si capisce che la scuola è diciamo, li aspetta e loro aspettano la scuola. Con l'andare del tempo, negli anni, già se guardiamo la quinta elementare, la prima media, Già questo aspetto del dire sapere di più, conoscere di più è bello, mi fa capire meglio me stesso, mi fa stare meglio con gli altri, mi fa apprezzare una bellezza. Tutto questo piano piano scema. Infatti il buco nero è la scuola media e i primi anni della scuola superiore. Cioè è lì che succede qualcosa. C'è un'alienazione, c'è qualcosa che si stacca.
C'è una mia alunna, un po' di anni fa, che disse una frase bellissima. Stavamo facendo un lavoro sulla pittura, la scuola di Atene di Raffaello. Abbiamo passato 3 mesi in quinta elementare su questa pittura, perché è straordinaria. Insomma, abbiamo fatto tantissimi lavori intorno a quella pittura. Lo scrivono lettere ai filosofi, ricevono lettere, poi abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, insomma, con tanti linguaggi diversi. Io credo molto all'importanza di usare tanti linguaggi per includere tutti. E questa bambina a un certo punto ha detto: ma Raffaello ha fatto veri filosofi per metà, noi li abbiamo fatti veri per l'altra metà. Allora, è bellissima questa frase, per me proprio diciamo, mi ha fatto capire quello che ho provato a fare tutta la vita. Cioè, che vuol dire fare veri per metà? Vuol dire che qualsiasi opera d'arte, qualsiasi brano letterario, qualsiasi teorema, qualsiasi pittura, se tu non la fai vera per metà, la tua parte, quella cosa rimane lì, inerte, morta. Cioè, non ha senso. Tu puoi imparare qualche cosa, ripeterlo, fare contenta l'insegnante, ma rimarrà estranea. È alienata, diciamo, il bambino, il ragazzo e l'opera. Allora, il tema è che conoscere il mondo e conoscere se stessi sono la stessa cosa. Cioè, funzionano se c'è questa sintonia. Noi ce ne accorgiamo subito, ce ne accorgiamo subito se un adulto sta parlando di qualcosa a cui tiene, oppure sta parlando perché deve parlare, perché quello è il suo ufficio, diciamo così. E così capita nei ragazzi. Cioè, lo stesso tema, diciamo, di questo cortocircuito tra dire quella cosa lì mi interessa perché ci sono dentro anch'io. Cosa succede quando leggiamo un romanzo? Un romanzo ci appassiona perché a un certo punto siamo noi dentro lì, no? E i bambini da questo punto di vista sono straordinari perché i bambini sono maestri della sospensione dell'incredulità, no? Che è una delle cose più belle dell'umano. Cioè, senza sospensione dell'incredulità noi non potremmo godere il cinema, del teatro, non potremmo vedere una pittura, non potremmo leggere un romanzo. Allora, questo gioco che la cultura e lo sviluppo mio, di me come persona, si intrecciano e si nutrono reciprocamente, purtroppo la scuola certe volte non riesce a farlo. E quando non riesce a farlo, parte l'alienazione, cioè parte la cosa per cui tu vai a scuola perché devi andare a scuola. Ma questa è una cosa molto antica, diciamo, ne parla Montaigne in modo meraviglioso. Montaigne dice una cosa stupenda, dice: se il ragazzo rigetta fuori quello che gli avete insegnato esattamente come lo ha assorbito, cioè se io mangio gli spaghetti e butto fuori degli spaghetti, vuol dire che sta un po' male di stomaco, non funziona tanto. E Montaigne paragona questo all'istruzione, cioè dice: o tu trasformi quello che apprendi, cioè le api prendono qua e là dal timo e dalla maggiorana, ma poi fanno il miele, che è tutto loro, e questo è il nodo. Cioè, se tu riesci a fare tuo e a trasformare quello che apprendi, allora tu conosci. Allora, diciamo, tutto questo processo che è così delicato. Ovviamente immaginate cosa può succedere in un tempo in cui tu stai dietro uno schermo, in cui tutto è ostacolato, in cui quella relazione, che certe volte è vitale e funziona, diventa frammentaria, diventa escludente, perché Chiara non ha detto un dato che a me fa stare ancora più male, che anche all'interno della stessa scuola ci sono classi che vanno molto bene e altre tre classi che non vanno bene. Cioè, e purtroppo questa cosa è più forte nel sud, questi dati INVALSI ci dicono questo. Cioè, vuol dire che la discriminazione avviene pure all'interno dello stesso istituto. Cioè, che avvenga tra quartieri diversi, diciamo, è più comprensibile, no? Perché lì ci abitano i ricchi, lì ci abitano i poveri. Ma l'idea è che dentro una stessa scuola tu hai la sezione A per i ricchi, la sezione S o F per i poveri, questo è intollerabile. È intollerabile perché è proprio anticostituzionale, non so, diciamo. La Costituzione ci dice che noi abbiamo tutti pari dignità, e invece è come che c'è un andazzo, una complicità di alcuni dirigenti scolastici, anche dei professori stessi. È come dire ci sono delle sezioni privilegiate, delle sezioni per quelli gli scarti, diciamo così. Allora, questa è la cosa a cui noi dobbiamo porci con tutte le nostre forze, e in questo momento in particolar modo. Allora, Chiara prima ha accennato all'importanza che hanno non solo gli insegnanti, ovviamente la scuola che deve restare al centro, ma anche altre figure che lavorano. Oggi ho sentito, sono stato in un incontro, c'erano
alcuni di mestre che raccontavano delle loro esperienze di, loro le chiamavano di alta intensità educativa. Una bella espressione, diciamo, stiamo facendo, diciamo, una rete per garantire un'alta intensità educativa. Allora, questa alta intensità educativa si realizza quando ci sono degli operatori sociali, operatori del terzo settore, volontariato, che affiancano la scuola nello svolgimento di questa sua funzione fondamentale, che è dare fiducia, perché poi la scuola questo deve fare, dice, deve aprire le prospettive e dare fiducia ai singoli del dire che ha senso il loro sperare. C'è una bellissima frase che dice, allora, Albert Camus, quando vinse il premio Nobel, giovanissimo, scrisse al suo maestro, scrisse una lettera memorabile, bellissima, in cui dicendo, se non ci fossi stato te non sarebbe successo niente di tutto questo. E questo maestro Louis Germain per me è un mito assoluto, diciamo così, perché ovviamente di salvare la povertà totale Camus. Louis Germain, quando risponde a Camus, dice questa frase: in tutta la mia carriera credo di aver rispettato ciò che c'è di più sacro nel ragazzo, il diritto a cercarsi una propria verità. È bellissima questa frase. Cioè, il diritto a cercarsi una propria verità è qualcosa che ha a che vedere con la vita, con il destino. No, lei diceva, Chiara Saraceno prima diceva, persone che hanno il destino segnato. Ecco, noi non possiamo tollerare. Cioè, uno Stato democratico non può tollerare che ci sono delle persone che hanno il destino segnato per il quartiere in cui sono nati. Non è così. La società, diciamo, le case sono più ingiuste della scuola. L'abbiamo visto tutti, no? Okay, questo è evidente. Allora, la scuola dovrebbe essere il luogo in cui questa ingiustizia dell'abitare in case differenti, venire da famiglie differenti, un po' almeno si attenua. Calamandrei, che tra i costituenti è stato quello che forse più di altri si è dedicato all'importanza della scuola, diceva che la scuola dovrebbe essere un'incubatrice di vocazioni, no? È una bellissima espressione, perché l'incubatrice cos'è? Una macchina che funziona quando la natura non ce la fa, e la natura spesso non ce la fa, no? La natura è, diciamo, non è assolutamente democratica. E allora, l'incubatrice di vocazioni, dire, è un posto dove tu proteggi chi è più fragile, perché gli dai la possibilità di sopravvivere. Ecco, io credo che dal punto di vista della cultura, dell'istruzione, l'Italia non dia la capacità di sopravvivere, cioè a troppi non dà la capacità di sopravvivere. E questo è un danno per tutti, perché è una, come dire, buttiamo intelligenze, buttiamo milioni di intelligenze, perché quei ragazzi che non fanno niente, a parte che sono ovviamente disponibili alle peggiori cose, per questo è chiaro, quando uno non fa nulla dalla mattina alla sera, diciamo, è facile che gli vengano cattive idee, no? Perché e il terzo punto dell'articolo 3 della Costituzione, perché c'è la pari dignità, rimuovere gli ostacoli, e il terzo è proprio addirittura un'utopia, il pieno sviluppo della persona umana. Cos'è il pieno sviluppo della persona umana? Non è che tutti devono essere grandi artisti o geni o scienziati, è la possibilità di fare qualche cosa nella quale almeno un po' ti puoi riconoscere. Questo è un punto fondamentale. Immaginiamo, cioè noi ce ne accorgiamo subito in un ufficio, da un artigiano, a scuola, ti accorgi subito della persona che sta facendo qualche cosa e a quella cosa tiene, perché pensa che c'entra con lei, che c'entra con lui, insomma, che... E invece te ne accorgi subito quando invece qualcuno fa qualcosa di cui non tiene per nulla. Pensiamo alla burocrazia, diciamo, si fonda su questo, no? Cioè sul fatto che le persone fanno delle cose a cui non tengono, infatti le cose non funzionano. Allora, questo... Diciamo, se noi ci concentrassimo tutti come società dicendo da questa crisi siamo obbligati a uscire pensando a una cura sociale, una cura relazionale, una costruzione di luoghi in cui si ricostruisca il tessuto sociale su questa base, cioè sul fatto che tutti possono dare il contributo, allora le cose funzionerebbero meglio. Oggi pomeriggio, sempre in questo incontro, ho sentito di una radio che hanno fatto a Tremonti, piccolissimo paese della penisola sorrentina, questo paesino Tremonti, hanno fatto, sono scuole tutte sparse in mezzo alla montagna, hanno fatto questa radio e la persona che raccontava questa esperienza diceva, ma sai, la radio è molto inclusiva, perché dentro la radio ognuno può fare il ruolo che vuole. E questo è un punto fondamentale, cioè il ragazzo, il bambino... come dire, conosce e apprende ed è felice di apprendere se trova il ruolo suo,
E questo è il passaggio cruciale, cioè che ognuno deve trovare una cosa in cui veramente riesce. Poi a partire da quello imbastisce il filo per imparare anche le altre cose. Ma se un ragazzo, immaginate, questo anche noi, no? Se uno va in una scuola e non riesce in niente, cioè gli si rimanda sempre l'immagine che lui quello non ci riesce a farlo, quell'altro non ci riesce a farlo, quell'altra cosa non ci riesce a farlo, quella la può fare solo se c'è l'insegnante di sostegno. Ma che idea può avere di se stesso? Dove trova l'energia, la molla, la motivazione per dire io faccio questo sforzo? La mia compagna ha un ragazzo Down con cui io vivo, Lorenzo, il quale la cosa meravigliosa, quando lui riesce a fare una cosa, dice gliel'ho fatta. E sua madre ovviamente è entusiasta di questa frase perché si capisce che si può creare una condizione, si crea un contesto in cui tu, anche se hai una disabilità, delle cose riesci a farle. E questa è l'intelligenza e la difficoltà enorme del nostro mestiere. Cioè dare la possibilità a tutti di dire gliel'ho fatta. Perché se tu metti dei gradini troppo alti, quello non salirà mai. Allora il problema è che bisogna fare scale con gradini molto diversi, in modo che tutti quanti possano salire. E questo è un lavoro enorme che richiede competenza, richiede ricerca e richiede soprattutto la capacità di cambiare la visione delle cose, cambiare il punto di vista, che è la cosa più difficile, no? Perché senza quel passaggio non si riesce a includere. Bene.